Dunque ragazzi, buonasera, benvenuti in questo mio nuovo video. Siamo ritornati nella serie di Detroit Become Human. Come potete vedere, siamo in questo nuovo capitolo e a quanto posso vedere siamo ritornati nei panni di Marcus, che a quanto pare ha riportato il pacco a casa. Oh, c'è da dire che questa persona non se la passa male, veramente una bella casa. Diamo una piccola occhiata in giro. Veramente una bella casa. Va bene, qua ci dice di posare il pacco, quindi mettiamolo giù. Vediamo se riusciamo a vederci. È uno specchio. Direte voi, logico, hai scoperto l'acqua calda. Qua che cosa c'è di bello? Una gabbietta di canarini, ma saranno finti. Ah no, siamo in un futuro nella quale anche gli animali sono degli androidi. In questo momento noi li stiamo attivando. Ma che carini. Va bene, direi che possiamo chiudere la gabbia. Allora, vediamo che cosa dobbiamo fare. Il pacco l'abbiamo posato, lo specchio ci siamo guardati. Ah, a quanto pare a questo signore piace collezionare quadri. Bello. Wow, che lusso! Addirittura questo ha dei cosi d'oro, dei... Non so come si dice esattamente, ma penso siano altorilievi, bassorilievi. Scusate la mia ignoranza. Ragazzi, questo sì che è lusso. Addirittura c'è una giraffa in casa. Andiamogli a dare una piccola occhiata. Wow, certo che questo tizio ha delle cose veramente strane in casa sua. Va bene, direi di andare a svegliare il nostro caro amico. Buongiorno, Carla. Buongiorno. Sono le 10. Ci sono nuvole sparse e 12 gradi. 80% di umidità con probabili precipitazioni nel pomeriggio. Una splendida giornata da passare a letto. Sono passato a prendere i colori che hai ordinato. Sì, l'avevo dimenticato. E questa è la differenza tra me e te, vero, Marcus? Ok, ci stanno dicendo di dare la Non medicina a dimentichi mai Carl. niente. Eccola qua. Chissà che cos'è. Per favore, dammi il braccio, Carl. No. Carl, ti ringrazio. Ho appena aperto gli occhi e già devo stringere i denti. Gli umani sono macchine così fragili. Si rompono in fretta. Tutti questi sforzi per farle funzionare. Ehi, i tuoi vestiti? Non è niente. Un paio di Ah, contestatori in solamente strada, delle Carl. persone molto educate, Che molto branco di gentili. idioti. Pensano di poter fermare il progresso malmenando qualche androide. Spero non ti abbiano fatto male. Oh, no, no. Mi hanno solo spintonato, Carl. Sto bene. Ok. Ti porto in bagno adesso. Ok. Ok ragazzi, fino a qua ci siamo arrivati. Ora vediamo che cosa dobbiamo fare.
c'è da dire che questa è una casa di una persona molto ricca e molto acculturata. A vedere dai quadri, dai libri e dalle pitture, direi che questo è un benestante. Allora, portiamo Qualcosa Carla di al tavolo speciale del in agenda oggi? soggiorno. Sì, l'inaugurazione della tua retrospettiva al Museo d'Arte Moderna. Il direttore ha lasciato ben 4 messaggi per confermare la tua presenza. Non ho ancora deciso. Ne parliamo più tardi. Ok. Altro? Le solite email dei fan. Ho già risposto io. Hai notizie di Leo? E chi sarebbe Leo? No, Carl. Posso chiamarlo se vuoi. No. No, lascia stare. Sarà suo figlio, penso. Va bene, portiamo Carle al tavolo del soggiorno. Penso che sia questa la porta. Muoio di fame. La colazione è pronta. Bacon e uova. Andiamoci in giro, guardiamoci. Proprio come piacciono a te. Grazie, Marcus. Di nulla. Ok, e fino a qua ci siamo arrivati. Cosa dobbiamo fare di bello? Servi la colazione. Ok, andiamo in cucina e prendiamogli la colazione. Ok, prendiamo il vassoio e portiamoglielo. Grazie, Marcus. C'è da dire che rispetto a molte persone, lui sembra molto rispettoso del suo amico androide che tiene a casa. Trova qualcosa da fare mentre faccio colazione. Certo. Ah, mi sa che si Ok, imbarazza a vedere che noi lo osserviamo mentre lui mangia. Che cosa potremmo fare di bello mentre lui fa colazione? Non saprei. Qua che cosa c'è? Libri? No, non mi va di leggere. Sinceramente, io e lo studio siamo sempre stati qualcosa di distante. Dai. O faccio questo, o faccio quello, o suono. Non mi viene niente in mente, quindi suoniamo. Chissà, magari riusciamo a fare qualcosa di carino. Vediamo. Intima, speranzosa, malinconica, dai. Ci stiamo divertendo, però non è che stiamo facendo chissà cosa. Si direi che stiamo massacrando il pianoforte, poveraccio. Forse era meglio se non ci provavamo proprio. È cambiato il tuo modo di suonare.
Sì, ho fatto proprio A pena. volte penso che tu abbia più umanità di molti umani. Un giorno non potrò più prendermi cura di te. Dovrai proteggerti da solo e fare le tue scelte. Decidere chi sei e chi vuoi diventare. A questo mondo non piace chi è diverso, Marcus. Non permettere a Già. nessuno di decidere chi sei. Andiamo nello studio. Ragazzi, queste sono veramente delle sagge parole. Il mondo non gradisce chi è diverso. Va bene, portiamo il nostro caro amico Carl nel suo studio. Allora lui è il pittore. Quindi non è che vende, cioè non è che compra Dove quadri. È eravamo rimasti? lui il Togli il pittore. lenzuolo. Ok, togliamogli il lenzuolo. Quindi è lui che dipinge quadri, non li compra. Il nostro amico è un pittore. Ci tocca anche in questo caso pulire, come è stato per i piatti con Cara. Va bene, puliamo anche qua. Solleviamo gli oggetti, puliamo per terra, le solite cose da fare per pulire uno studio. Che bello. Anche qua si pulisce. Il tuo verdetto, Marcus? Beh, dai, non mi sembra giusto dire che no, non è bello, è brutto, quindi dai, diamogli un sì. Sì, c'è qualcosa di sfuggente. Qualcosa che non riesco a definire. Credo che mi piaccia. La verità è che non ho più niente da dire. Ogni giorno che passa mi porta più vicino alla fine. Sono solo un vecchio aggrappato ai suoi pennelli. Carla. Ma basta parlare di me. Vediamo se tu hai talento. Cosa ci vuol far Provaci. fare? Prova a dipingere. Ah, ah Dipingere? però. Ma che cosa? Quello che vuoi. Dai, provaci. Ok, ha detto che dobbiamo provare a dipingere qualcosa, dipingiamo qualcosa. Problema, cosa dipingiamo? La statua? Non, no, non mi piace, troppo scontata la statua e la scrivania è troppo vaga. Proviamo a fare il suo stesso quadro. Sperando che l'artista non si offenda se ridipingiamo il suo stesso quadro. È una copia perfetta della realtà. Ma dipingere non è replicare il mondo, è interpretarlo, migliorarlo, mostrare qualcosa che tu vedi. Forse questo è un test che ci sta Carla, io chiedendo. non posso, non sono programmato per questo. Coraggio, su, prova, prendi quella tela. Ok, riproviamo con un'altra tela, vediamo che cosa possiamo dipingere.
Fai una cosa per me, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Fidati. Va bene, chiudiamo gli occhi. Prova a immaginare qualcosa che non esiste, qualcosa che non hai mai visto. Qualcosa che non abbiamo mai visto. Su come ti fa sentire. E lascia che la mano scivoli sulla tela. Allora, cosa ci manca? Cos'è che non abbiamo mai visto? Io finora non ho mai visto l'umanità. E a vedere come vanno i tempi, io direi speranza. Magari dipingeremo la speranza per un'eguaglianza, un giorno nella quale robot e umani possano convivere in pace. Chissà che cosa dipingerà. Questo dovrebbe essere Leo. Ehi, Pan? Sì. Leo. È suo figlio. Non ti ho sentito entrare. Ero in zona e ho fatto un salto. È passato un po' di tempo, Stai bene? Non sembri in forma. Oh, sì, sto bene. Ehi, senti, mi servono dei soldi, Pa. Ancora? Ho capito. E quelli che ti avevo appena dato? Sai, finiscono e basta, no? Sì, cioè, finiscono e basta quando stai facendo ancora, vero? Un vizietto. No, che quanto ho capito, in futuro sarà molto dilagato. Ma che differenza, ho bisogno di soldi, tutto qui! Già. Mi spiace. Droga. La risposta è no. Cosa? Perché? Lo sai perché. Beh, a quanto pare, certo, in futuro, certo, questo... So questa piaga della droga diventerà sempre più ampia. Che il tuo figlio, Che bello. Cosa lui? E sono ironico, È intelligente. È obbediente, non come me, vero? E a quanto pare il figlioletto si è offeso. Questo non è tuo figlio. È una cazzo di macchina! Leo, ora basta. Basta. Non ti frega di niente, solo di te stessi e dei tuoi quadri del cazzo. Non vuoi bene a nessuno. Non vuoi bene a me, Pa. Sentendo le sue parole, non penso non che lui sia chissà che persona amorevole. Un bel figliolo che ti ritrovi, amico mio. Va bene, a quanto ho capito, anche oggi abbiamo finito con il capitolo Il pittore. Vediamo che cosa abbiamo. Vediamo quante cose abbiamo sbloccato. Allora, vediamo. Beh, direi che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beh, non è andata male. 8 cose non le abbiamo sbloccate. Ma sinceramente, per sbloccare tutto, mi sa, bisognerebbe giocare il gioco un paio di volte, più volte. Beh, direi che non è andata male, dai. Allora ragazzi, io direi che per oggi può andare bene così. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto di mettere un bellissimo like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina per non perdervi i miei futuri video. Sempre qui sotto vi lascerò in descrizione i miei social. Ragazzi, un'altra cosa, stiamo arrivando a un piccolo traguardo che non avrei mai sperato di tagliare. Sinceramente non credevo e non pensavo che il mio canale potesse tornare attivo. Il mio prossimo traguardo che taglierò saranno 100 video nel mio canale. Non avrei mai pensato di raggiungere 100 video nel mio canale. So che per molti non sembrerà nulla, ma per me sinceramente è un traguardo che festeggerò con qualche video in particolare. Ebbene ragazzi, detto questo, non mi resta altro da dire che da Wolf è tutto, a un prossimo video. Ciao!